impianto produttivo stesso. È chiaro che possono fare ricorso, ma secondo voi un'impresa così importante deve bloccare le sue produzioni in attesa di un ricorso per un provvedimento assolutamente sproporzionato che va a colpire direttamente il nostro tessuto produttivo? Io mi auguro su questo, perché non è nostra intenzione fare polemica a vuoto, che ci sia un'unità di intenti, ma anche un intervento immediato. Dobbiamo dare segnale alle nostre realtà produttive che garantiscono lavoro e stipendio alle nostre famiglie che il Paese li difende. E quando la magistratura prende provvedimenti ingiusti, non solo bisogna bloccare quel provvedimento, ma bisogna far capire anche a quella magistratura che non si può agire al di sopra di qualsiasi regola, al di sopra di qualsiasi proporzionalità all'interno del territorio nazionale. Altrimenti si ripeteranno casi Ilva e casi Fincantieri di Monfalcone a non finire e sicuramente non verrà un investitore in più nel nostro paese, anzi se ne andranno. Grazie. La ringrazio onorevole Fedriga. Passiamo ora all'interrogazione 3578 dell'onorevole Pinna sulle iniziative di competenza per l'applicazione del principio di territorialità della pena e per la presenza del garante dei detenuti in tutte le regioni italiane. Onorevole Pinna, la può illustrare per un minuto. Prego. Grazie Presidente. Ministro, nelle recenti ispezioni che ho compiuto nei penitenziari sardi ho visto le difficoltà che gli addetti ai lavori e i detenuti affrontano ogni giorno, legate anche al peggioramento delle condizioni di sicurezza percepite nel passaggio dalle vecchie alle nuove carceri e alla mancanza di attività lavorative all'interno delle case circondariali. Ma il problema più pressante in Sardegna è che sono sempre più i detenuti provenienti da altre regioni che si trovano impossibilitati a ricevere visite dai propri familiari per problemi legati agli spostamenti, pur avendone diritto. Specularmente a chi ha in Sardegna i propri parenti, solo raramente e dopo varie insistenze viene concesso il trasferimento sull'isola. Come ricordato da lei in diverse occasioni, va attribuito alla pena il carattere rieducativo affidatole dai padri costituenti, rispettando diritti e dignità dei condannati. Le domando pertanto quali siano le iniziative di questa amministrazione per garantire il rispetto del principio.